Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Visto che me l'avete chiesto in tanti, oggi ho deciso di parlarvi della mia fitness routine, quindi delle mie abitudini in relazione allo sport, e di condividere con voi come faccio a trovare il tempo per fare sport tra studio, lavoro e vari impegni. Nella prima parte del video vi parlerò delle mie abitudini in relazione allo sport e del mio rapporto con lo sport, quali sono i principi che seguo, un po' qual è la mia routine. E nella seconda parte del video vi mostrerò cosa ho fatto questa settimana dal punto di vista dello sport per mostrarvi una settimana tipica nella mia vita, quindi un pochino più in stile vlog, anche se molto breve. Premetto che non sono un'esperta di fitness e tutto quello che vedete in questo video è semplicemente la mia esperienza, è tutto basato sulla mia esperienza. Ho letto alcuni libri in relazione allo sport perché comunque è un argomento che mi interessa. Vi avevo anche menzionato un libro che ho letto che peraltro ho qui, che si intitola Spark, sul rapporto tra esercizio fisico e salute del cervello, esercizio mentale. Quindi mi interesso di questi argomenti, però non sono un'esperta, quindi non prendete quello che dico per oro colato, è semplicemente la mia esperienza. Per quanto riguarda la mia fitness routine settimanale, vi posso dire che in realtà non ho una vera e propria routine. Nel senso che mi limito a seguire due semplici principi. Il primo principio, la prima regola, è quella per cui mi devo muovere ogni giorno. Fare esercizio fisico ogni giorno mi fa sentire bene dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, perché chiaramente fare esercizio aiuta il corpo in generale, questo è risaputo, ma ha anche un effetto positivo sul cervello, come ho scoperto leggendo il libro che vi dicevo, di cui vi parlavo prima. Riduce lo stress, limita il rischio di cadere in depressione e aiuta proprio il cervello a creare nuovi collegamenti al suo interno, quindi è molto positivo. E per tutti questi motivi io faccio esercizio fisico ogni giorno. Chiaramente l'esercizio fisico che faccio può avere diverse intensità e può essere di diverso tipo. E qui arriviamo alla seconda regola che seguo, che è quella di fare quello che mi sento di fare e quello che mi piace fare. Io non mi impongo mai una determinata attività fisica se non mi va di farla. Per esempio, ci sono giornate in cui mi sento di andare a correre e apprezzo il tempo che dedico alla corsa, mi piace proprio. Ci sono giornate in cui di andare a correre proprio non se ne parla perché non mi sento, non ne ho voglia, non voglio sudare così tanto, non voglio affaticarmi così tanto, magari preferisco andare a fare una camminata veloce. Quindi il mio principio è faccio quello che mi sento di fare. Devo muovermi ogni giorno, mi piace muovermi ogni giorno, ma su quello che faccio sono molto libera ed è proprio per questo che nell'ultimo periodo, vorrei dire quasi 2 anni, forse 3 anni, sono riuscita a muovermi praticamente ogni giorno, a fare qualcosa ogni giorno, proprio perché per me l'attività sportiva è un'attività di svago, non è un obbligo che mi impongo e quindi l'apprezzo, mi piace e ho voglia di farla e mi sento motivata a dedicarmi all'esercizio fisico. Per quanto riguarda i tipi di esercizio fisico che svolgo, anche qui varia molto da giornata a giornata. In generale, ogni giorno cerco di fare un po' di attività cardio. Se devo andare in ufficio, l'attività cardio è il ciclismo, perché il mio ufficio si trova a 10 km da casa mia. Quindi andata e ritorno sono 20 km e li faccio molto in fretta, cioè sono vestita da ginnastica, vado più veloce possibile perché quando arrivo in ufficio poi posso farmi la doccia. Quindi questa è attività cardio, ci metto 25 minuti, mezz'ora, più che altro mezz'ora ogni volta, quindi è un'ora di cardio al giorno, quindi è già abbastanza. Se invece lavoro da casa, come la maggior parte delle volte in questo periodo, vado a correre, di solito corro 5-6 km. D'estate lo faccio al mattino ed inverno in pausa pranzo. Oppure, se non mi sento di correre e ho più tempo a disposizione, vado a fare una camminata veloce, quindi vuol dire che cammino alla massima velocità alla quale posso camminare. Non è una passeggiata, è una camminata in cui sudo e il mio battito cardiaco sale molto. E quindi anche lì cammino di solito 5-6 km, ci metto circa 50 minuti, più o meno, dipende da dove vado.
Oltre all'attività cardio, ogni giorno cerco di fare un po' di esercizio muscolare, non moltissimo, non dedico ore e ore all'esercizio muscolare, salve eccezioni di giornate in cui vado in ufficio c'è anche la palestra e magari mi va di dedicare un'ora alla palestra. Normalmente faccio esercizi di Pilates oppure functional training, a volte anche con i miei colleghi, che è molto piacevole. Dipende un po' da come mi sento. Altre volte invece faccio yoga. Integro sempre alcune posizioni di yoga alla fine di ogni allenamento in modo da fare stretching, coccolare un po' il mio corpo in un certo senso, ma ci sono anche giornate in cui dedico un'ora intera allo yoga perché vado in uno studio di yoga dove c'è un insegnante che appunto insegna e spiega le varie posizioni e quindi ci dedico un'ora, ma dipende chiaramente se faccio yoga non faccio functional training, dipende anche da quanto tempo ho a disposizione, ma in generale sono attività che mi piacciono molto, quindi per me sono attività di svago. Questo durante la settimana, mentre nel weekend varia molto, nel senso che molto spesso, soprattutto quando il tempo è bello, vado a fare camminate in città oppure fuori città con il mio fidanzato oppure con degli amici. Camminate intendo camminate veloci tra gli 8 e i 15 km, quindi si cammina molto e già quella è attività fisica. E poi faccio molto yoga nel weekend. A volte vado in bicicletta in qualche posto un po' lontano, quindi magari faccio 40 km in bicicletta tra andare e tornare, quindi anche quella è attività fisica. In generale, a me piace molto utilizzare il mio tempo all'aria aperta e muovendomi, quindi faccio anche attività fisica, quando mi dedico ad attività che non sono strettamente di attività fisica, cioè magari vado a visitare un altro posto, ma mentre visito questa cittadina o questo altro posto in campagna, magari cammino 15 o 20 km, quindi mi muovo molto. E la stessa cosa vale anche per le vacanze, perché io e mio fidanzato facciamo moltissimo trekking, hiking in montagna oppure nella foresta in diversi posti. L'estate andiamo in Svezia con lo zainone, la tenda e tutto quanto e camminiamo per 20 o 30 km al giorno e poi ci accampiamo con la tenda e poi proseguiamo. Quindi si fa molta attività fisica e si bruciano anche molte calorie, quindi è sport, secondo me è sport anche quello, anche se non è agonistico, ma è appunto esercizio fisico. E poi vado anche in barca a vela, l'ho sempre fatto in Italia fin da quando ero piccola e adesso ho iniziato anche in Danimarca. In questo momento non è stagione, ma da maggio ricomincerò ad andare in barca a vela 1 o 2 volte a settimana e anche quello comunque è uno sport e richiede preparazione fisica. Ed estate comunque faccio anche tante altre cose, tipo subacquea, apnea, tutte le cose un po' che riguardano il mare. In conclusione di questa prima parte del video posso dirvi che per me lo scopo dell'attività fisica è uno scopo di svago. Mi piace fare esercizio fisico, mi piace muovermi, non è un obbligo che mi impongo, cerco di vivere una vita salutare, di mangiare in maniera equilibrata, senza privarmi troppo, senza lasciarmi andare troppo, cerco di mangiare quello che mi serve, quello che mi piace e faccio la stessa cosa con l'attività fisica. Quindi cerco sempre di avere una vita equilibrata e di essere felice, questo è l'equilibrio che io ho trovato. Ma ora vi mostro tutta l'attività fisica che ho fatto durante questa settimana. Oggi è sabato, quindi scoprirete quello che ho fatto da lunedì fino a oggi. Give you my heart, you can crush it, moving on. I'll be on my
spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Credo che sia un argomento interessante, credo che sia importante trovare il tempo per dedicarsi al proprio corpo e a fare esercizio fisico ogni giorno, nonostante gli impegni, il lavoro e lo studio. Credo che la nostra salute sia veramente importante, sia dal punto di vista della salute fisica, ma anche della salute mentale. Fatemi sapere se avete domande, se volete saperne di più, se questi video un pochino diversi da quelli strettamente di studio vi piacciono. Seguitemi su Instagram, dove condivido sempre quello che faccio dal punto di vista dell'attività fisica. Ho iniziato un po' di tempo fa e mostro se faccio pilates oppure se vado a correre. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciatemi un commento. Io vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica e una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video.